Ciao, sono Marco, buona giornata e bentornati sul mio canale. Oggi voglio parlarvi di due prodotti che mi sono stati inviati da un negoziante di Amazon da testare per creare questa recensione. I due prodotti, come vedete, sono questi. Sono una bellissima lampada da tavolo RGB o una lampadina RGB ma anche Wi-Fi. Quindi cosa vuol dire? Che con questa lampadina possiamo collegarci a Google Home Mini, ad Alexa, oppure utilizzare l'applicazione che è la Smart Life per accendere o spegnerla. Allora, la ditta si chiama Techking. È una ditta che conosco da tempo, visto che in questo annetto gli ho già comprato due lampadine, mi sono trovato benissimo, quindi quando mi hanno chiesto se volevo provare un paio di loro prodotti sono stato felice di dirgli di sì. Come vi dicevo, sono RGB, quindi vuol dire che si può cambiare sia la colorazione ma anche l'intensità della luminosità. Quindi possiamo partire da una colorazione base, diciamo soft, e aumentare il livello fino ad arrivare a una colorazione di luce molto più intensa. Partiamo dalla lampada, che è quella più veloce da recensire, quella che è particolare perché è costruita in maniera differente dalle altre, visto che non ha un pulsante per l'accensione o per cambiare la colorazione. Come vedete, ha una corona e funziona a sfioramento. Sfiorando la corona si aumenta l'intensità della luminosità, tenendo premuta la corona, come vedete, si attiva la modalità RGB, quindi non ci resta che aspettare, scegliere il colore e la luminosità che preferiamo, sfiorare un'altra volta la corona, come vedete si blocca la colorazione, sfiorando un'altra volta riparte il random dei colori e tenendo premuto ancora per 3 secondi si spegne la lampada. Lampada, come vi dicevo, che è costruita con materiali di buona qualità, si sente anche dal peso e dal tatto. Sotto abbiamo una gomma morbida, quindi se abbiamo un tavolo in vetro come questo non rischiamo di rovinarla. Poi parliamo della lampadina che, come dicevo, che è Wi-Fi. Mi è piaciuta veramente tanto questa lampadina perché, a differenza delle altre lampadine che ho provato finora, quest'anno ne ho provate una decina, di solito le lampadine RGB fanno pochissima luce, vanno benissimo da utilizzare sulle lampade, da utilizzare in camera, quindi sui comodini perché fanno poca luce, ma non vanno bene da utilizzare magari in salotto su dei lampadari, perché la luce ci vuole un po' più di luce, un po' più di potenza da utilizzare in un salotto. Questa è molto potente, infatti dopo, quando la testeremo, che vi farò vedere come funziona l'applicazione, vedrete che fa tantissima luce. Quindi, contrariamente, vi sconsiglio di utilizzarla in camera, visto che io l'ho utilizzata in camera quando ho detto ad Alexa di accendere la lampadina. Cosa è successo? Che mi ha abbagliato. Quindi sconsigliata da utilizzare magari in camera su delle plafoniere oppure su delle lampade da comodino, ma consigliata da utilizzare sui lampadari. La collegheremo e vedremo l'applicazione come funziona. Il collegamento della lampadina è semplicissimo, basta seguire le istruzioni, scaricare l'applicazione che è la Smart Life, iscrivervi se non vi siete ancora iscritti, collegare la lampadina all'impianto elettrico, la lampadina inizierà a lampeggiare, andate in alto sulla destra, schiacciate il più, andate sulla sinistra, ci sarà collega dispositivo lampadina, voi collegherete, seguite le istruzioni, inserite la password del Wi-Fi, il nome del vostro Wi-Fi e la lampadina si collegherà in automatico, si collega in meno di un minuto. Una volta che avete collegato la lampadina, fate partire l'applicazione, quindi dall'applicazione possiamo accendere e spegnere la lampadina. Una volta accesa, se andiamo in basso sulla sinistra ci sono le impostazioni. Le impostazioni sono la prima è quella sulla luminosità, come vedete posso scegliere questa luminosità bassa, andare a luminosità alta, come avete visto fa tantissima luce. Sotto possiamo scegliere il tipo di colorazione della luce, quindi questa è luce fredda, come vedete è chiara. Se andiamo sulla sinistra, luce calda, che come vedete dà sul giallognolo. Poi, seconda impostazione, possiamo scegliere tipo di colorazione. Possiamo scegliere la saturazione, quindi decidere se aumentare o abbassare, come si dice, la luminosità. In basso scegliamo la potenza del colore, quindi l'intensità del colore, come vedete. Terza impostazione sono degli scenari già predisposti, tipo se andiamo su bellissimo, come vedete, la lampadina cambierà colore e continuerà a lampeggiare. Arcobaleno sarà più o meno bene o male la stessa storia, un po' più lenta. Oppure possiamo andare sulla quarta impostazione, che è quella degli scenari. Qui possiamo creare degli scenari, quindi possiamo decidere quando far accendere la lampadina, di che colore far accendere la lampadina, in che data o in che ora, e chiaramente anche spegnerlo in determinati orari o in determinati giorni.
In alto sulla destra troviamo le varie impostazioni per quanto riguarda la lampadina, dove si può collegare le impostazioni di serie, il dispositivo, il numero come si chiama, della lampadina, il numero IMEI, diciamo, della lampadina, come si dice, la ditta o la rimozione del dispositivo. Se vogliamo staccare il dispositivo e collegarlo in un'altra stanza, andiamo qua, rimuovi il dispositivo e rifacciamo la procedura e ristalliamo in un'altra camera l'applicazione. Qui possiamo anche cambiare il nome da lampadina, possiamo chiamarla in un'altra maniera. La bellezza di questa lampadina qual è anche? È la bellezza di questa applicazione Smart Life, che non ho dovuto fare niente, si è configurata in automatico addirittura con Alexa. Guardate, Alexa accendi lampadina, Alexa spegni lampadina. Come vedete è comodissimo, non ho dovuto fare niente, Alexa mi ha già riconosciuto e configurata l'applicazione. Ora siamo giunti al termine della recensione, spero che vi sia piaciuta. Ci sono una decina di altre ditte che mi hanno contattato per spedirmi degli altri apparecchi da testare, perché chiaramente si avvicina a Natale, quindi se siete interessati a questo genere di recensioni creerò una serie, quindi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella così al mio prossimo video, alla mia prossima recensione sarete avvisati con una notifica. Grazie e buona giornata.